Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Con le ultimissime modifiche alla legge di bilancio si apprende che le pensioni minime saliranno solo per il 2023. Vediamo insieme i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Ci sono novità con la legge di bilancio. In primis, l'innalzamento delle minime a 600 euro solo per gli over 75 e solo per il 2023. Inoltre non ci sarà nessuna modifica a opzione donna rispetto a quelle introdotte con la prima stesura della legge di bilancio, ma solo una migliore indicizzazione per quanto riguarda le pensioni all'inflazione tra 4 e 5 volte il minimo. Dall'opposizione arrivano dure critiche, soprattutto per la notizia riguardo l'innalzamento a 600 euro delle minime per gli over 75, ma solo per il 2023. Per quanto riguarda opzione donna, non cambierà nulla. Negli emendamenti del governo non compare alcuna modifica della misura, come dicevamo. Quindi nel 2023 si prevede la possibilità di un anticipo pensionistico con un'età di 60 anni, che può essere ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, ma anche limitatamente a 3 categorie specifiche di lavoratrici, ovvero caregiver, invalidi almeno al 74%, licenziato, dipendenti da aziende con tavolo di crisi. Voi cosa ne pensate a riguardo, soprattutto del fatto che le minime aumenteranno solo per gli over 75 e per il momento solo per il 2023? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.